Signore e signori, benvenuti al Parco di Monza, benvenuti alla settima edizione di Picnic d'Italia. Sono le ore 17 e possiamo dare inizio a quello che è il terzo raduno cosplay. Signore e signori, se ci siete, fatevi sentire! Buon pomeriggio a tutti, come state? Tutto bene? Benvenuti alla terza edizione di cosplay! Abbiamo dei cosplayer veramente incredibili quest'oggi. Facciamo un grande applauso a tutti loro che ci stanno ascoltando. Perché abbiamo dovuto addirittura chiudere quelle che sono le iscrizioni a 20 persone, perché a 20 personaggi, volevo dire, perché altrimenti saremmo andati avanti fino a notte inoltrata. Abbiamo qualche regolamento giusto da dire a tutti voi. Si può partecipare anche in coppia, nonché in da soli. La giuria che terrà conto del sesso del personaggio interpretato e non del sesso reale del cosplayer. Non verranno penalizzati in nessun modo tatuaggi o piercing. Ci sono dei premi veramente importanti. Partiremo con premi in buoni Amazon. Terzo posto da 100 euro, secondo posto 200 euro e primo posto 400 euro. Il doppio dell'anno scorso, ci facciamo un applauso per questo, perché oggi abbiamo voluto fare in maniera particolare. Voglio presentare anche la giuria che arriva da Torino. Farei un applauso a Samuel Gianoli, Galeano, Manuel, Andrea, Paccanoni e Andrea Canuti. Un applauso alla giuria. Grazie per essere qua. Loro sono dei cosplayer professionisti, arrivano da Torino e giudicheranno i 20 personaggi che si alterneranno su questo palco con dei punteggi che andranno da 1 a 10. Poi al termine delle 20 esibizioni ci sarà ancora una parte dedicata ai bambini, il tempo di decidere quelli che saranno i vincitori e poi andremo avanti con le premiazioni. Allora, sono personaggi veramente appassionati. Quello che io chiedo a tutti voi è di far sentire il vostro calore tutte le volte che loro saliranno sul palco, perché ho visto alcuni veramente emozionati e quindi hanno bisogno del calore anche per stemperare quello che è la loro passione. Voi ci siete, giudici? Siamo pronti? Mi raccomando, perché oggi è molto importante per loro che si sono tanto impegnati, però diciamo è comunque soggettivo, quindi quello che è il vostro giudizio andrà a intaccare quello che è la loro passione, ma quindi mi raccomando, vince uno, vince l'altro. Abbiamo dei giudici professionisti per farlo. Quindi se vogliamo iniziare, bambini, siete pronti voi? Veramente qua c'è bisogno del vostro pubblico, perché mamma e papà con gli applausi e gli urli sono un po' così, però oggi non ci sono né maestre né mamma né papà che tengono, quindi noi possiamo gridare, applaudire e fare quello che vogliamo. E allora, signore e signori, prima di iniziare al mio tre, fate sentire un grande urlo applauso per i nostri cosplayer. 1, 2, 3! E iniziamo quindi con il primo personaggio di quest'oggi. Saliranno sul palco, potranno esibirsi con un minuto, massimo due, se sono in coppia, insieme alla loro musica. Non sappiamo quello che faranno, quindi siamo veramente tutti quanti curiosi. Il primo personaggio è Sonia da Diablo 3, il videogioco, e il personaggio è interpretato da Daniela. Sono stanca delle futili battaglie che un tempo bramavo. Vago, reietta. Mentre la mia tribù maledice gli dèi che ci hanno abbandonati. La nostra terra è in rovina. Ma io non mi arrendo. 6 giorni fa, una stella cadente ha colpito la città di Tristram. E i morti si sono risvegliati.
di quale maleficio si tratta. Che sia ciò che ho cercato per tutti questi anni. Un nemico degno della mia lama. Signore e signori, fatevi sentire per Daniela Di Pietro! Grazie Daniela, grazie mille, veramente. Sì, 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 prego, prego, prego. Complimenti al personaggio incredibile. Wow, glielo facciamo ancora un applauso perché la giuria ha apprezzato, ha apprezzato tanto. Andiamo avanti con, abbiamo 20 personaggi da presentarvi, quindi andiamo un po' più spediti. Il secondo personaggio interpretato da Riccardo Reami, Kaidisei. Dov'è Riccardo Reami? Riccardo Reami, era qui. Riccardo Reami. Arriva. Andiamo avanti quindi con il prossimo personaggio. Abbiamo Arianna Gaspardo. È qui, bambini? Arianna Gaspardo? Arianna Gaspardo. Ma erano qua. Eh sì, era qui la sirenetta. Era qui. Sarà andata a bere una birretta? La sirenetta, la birretta? La prossima è una coppia allora. Lorena D'Angelo insieme al figlio Gabriele Testa. Si sta preparando. Sei un ladro. Si sta preparando. Nasconditi, tanto non ti vede nessuno. Lo vedete? No! Bambini, lo vedete? Si nasconde proprio il ladro tipico brianzolo. Ecco, secondo me puoi rimanere qui dietro. Mettiti giù pure tu, non ti vede nessuno. Guarda che ti puoi mettere. Aspetta, ti voglio presentare. Signore e signori, t'ho detto che ti devi mettere qua. Sdraiati. Vai tranquillo, non ti vede nessuno. Lo vedete? Vado. Ok. Super Mario e Peach! Complimenti, no, ma vieni anche qua, perché secondo me l'applauso qua lo meriti anche tu. Signore e signori, Lorena D'Angelo e il figlio Gabriele. Il figlio Gabriele, no, adesso lo presentiamo. Facciamo un grosso applauso a loro, perché abbiamo capito il personaggio. Non era chiaro il suo. Il tuo nome? Salvatore. Brianzolo Doc. Signore e signori, il ladro, Salvatore. Grazie mille giuria. Qui c'è da dare il voto anche all'estremo. C'è qualcosa, perché sei anche tutto coperto, Sta sudando. Andiamo avanti con la prossima, che è una coppia. Qui abbiamo Aurora e Jasmine Ermacora. I personaggi li stavo per dire, perché mi piacciono tanto, ma non posso influenzare nessuno. Mercoledì Adams e Nick Sinclair. Ehi là, compagna, ti senti bene? Sei un po' pallida. Benvenuta Ophelia Hall. Niente abbracci, certo. Hai voglia di una botta di socialità? Mi piacciono le botte.
La socialità non molto. Sai cosa ti serve ora? Una pallottola in testa. Un vestito? Ne ho già uno. Come l'hai pagato? La solita mano lesta, ovvio. Oh mio Dio, sei davvero... irriconoscibile. Ridicola. Un esempio di oggettivazione femminile per lo sguardo maschile. When the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage cuckoo mug. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets, looking for something that is nice to eat. You better die when I show up. Signore e signori, Aurora e Jasmine Ermacora! Facciamo ancora un grande applauso anche per l'esibizione! Brave! Complimenti, mantiene il personaggio. Ha mantenuto il personaggio, eh? Faceva paura? Ah no? Fa più paura a papà quando grida? Non lo dico più. No, Auro, stai proprio tranquilla che io me la faccio sotto. Voglio ricordare a tutti che siamo anche in diretta su Your Cosplay, che è un canale YouTube, e vi ricordo tutti quanti voi dopo di prendere il cellulare e cliccare su Tipico Eventi, perché potrete assistere a una serie di eventi che sono ad ingresso gratuito, però dovete andare sulla nostra pagina Facebook e Instagram, Tipico Eventi. Claro? Bimbi, claro? Benissimo, allora andiamo avanti con i prossimi personaggi. Questi vi piaceranno anche in maniera particolare. Sono Lisa D'Angelo e Alessio Parisi, ovvero Alice e il Bianconiglio. Thank you.
Sono scappati? Venite, venite a prendervi il vostro applauso, Alice e Bianconiglio. Eccoli qui per voi. Complimenti, grazie mille, grazie mille, grazie mille. E adesso il momento si fa serio. Arriva da un altro pianeta. Tremate, bambini. Come no, sì. Siediti. Iniziate a tremare perché sta per salire sul palco Megatron. L'ultima fonte di energia dell'universo è nelle mie possenti mani. Niente ormai potrà fermarmi. Ormai, Commander, sarà molto vicino. Ho preparato una sorpresa terrificante per lui. Sei un illuso. Distruggerò l'universo. Megatron. A me fa un po' paura, bambini. Cioè, da vicino fa un po' paura. Vi è piaciuto? Fatecelo capire, allora. Signore e signori, Luca Rossini, Megatron! La giuria ha visto tutto? Si è spaventata la giuria? Così, 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 così. Allora, andiamo avanti, perché il prossimo personaggio potrebbe veramente spaventarvi. Lui si chiama Mirko Biffi. Ed è un personaggio che avrete visto sicuramente nella serie animata Batman 1992, però sicuramente riproposto dalle varie TV. Piano piano sta arrivando Megatron, perché lui vola normalmente, ma per non farvi spaventare scende le scale oggi. Ma lui normalmente vola. Signore e signori, è in arrivo Scarecrow 2. My father thought that I was weak. My whole life. Scared little Jonathan. You need help. It's too late, I'm afraid. 3 years in this hellish place. I'm not the same frightened boy you threw in a cell. I'm not weak anymore. I cured myself. Hell is what's coming. An earthly kingdom of terror. Why would I want light? Fear lives in darkness. Jonathan Crane isn't here anymore. Show these tools fear. The face of fear. It's just a scarecrow. No, who stands in your way? Signore e signori, Mirko Biffi, Scarecrow 2, facciamo un grande applauso. Bravo, 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 bravo. Personaggio molto particolare. Il prossimo, bambini, arriva direttamente da Toy Story. Buzz. Seduti, 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 seduti. Siediti. Buzz Lightyear. Signore e signori, Diego Capuozzo. Buzz
Lightyear a comando stellare, rispondete, passo. Comando stellare, mi ricevete, passo. Ma perché non rispondono? La mia astronave! Maledizione, ci vorranno mesi per ripararla. Buzz Lightyear, rapporto missione anno cosmico 4072. La mia astronave ha subito un'avaria sulla rotta verso il settore 12. Sono atterrato su uno strano pianeta. L'impatto mi ha svegliato dal sonno ipergalattico. Il terreno sembra essere piuttosto instabile. Gli strumenti non dicono se l'aria è respirabile e non sembrano esserci segni di vita intelligente qui intorno. Quale elemento scelto dell'unità protezione universo dei corpi Space Ranger proteggo la galassia dalla minaccia di invasione da parte del malvagio imperatore Zurg, nemico giurato dell'Alleanza Galattica? Verso l'infinito e oltre! Meraviglioso Diego Capozzo, Buzz Lightyear, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui, prenditi l'applauso del nostro pubblico. Bella lì. Andiamo avanti? Che dici? Proteggici tu, guardaci le spalle. Più facile? Non voli? Non vola? Oggi no. Andiamo avanti, signore e signori, con il prossimo personaggio della serie TV Netflix, Rick e Morty, Silvio Alexander in Rick Sanchez. Say something. Wait a minute, what? Put your right foot forward and your left foot back and slide around like on a Nordic track. Move to the left, step to the right, wiggle your elbow. È un ballo che faremo quest'estate nei villaggi turistici? Potrebbe? Sì. Facciamo ancora un grande applauso a Silvio Alexander! Grazie Silvio. Andiamo avanti con il prossimo personaggio. Chi conosce? Viktor Nikiforov. Lo conoscete? E allora ve lo presentiamo noi, anzi ci penserà lei, Martina Dossi. Close my eyes and tell myself that my dreams will come true. There'll be no more darkness when you believe in yourself. You are unstoppable. Where your destiny lies, dancing on the plate, you set my heart on fire. Don't stop us now. The moment of truth, we were born to make history. We'll make it happen. Signore e signori, Martina Dossi, Viktor Nikiforov. Brava, brava, facciamole un bel applauso, brava. Chiedo a tutti i bimbi però di sedersi gentilmente, sedetevi. Voglio anche dirvi quello, giù, 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 bambini, seduti, 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 seduti. Questa sera, come avete visto sul palco centrale, abbiamo montato un impianto incredibile, perché dalle ore 21 ci sarà tutta una serata dedicata agli anni 90. Si ballerà, si canterà. Voglio tornare negli anni 90. Non perdetevi questa serata perché sarà veramente unica. Allora, il prossimo è un gruppo che addirittura portiamo su, infatti, grazie Michele, iniziamo a portare su perché i personaggi sono tre.
Probabilmente in un videogame li avete già conosciuti, bambini. Li avete conosciuti, secondo me li avete conosciuti tutti, anche voi grandi, perché abbiamo Super Mario, Luigi e Peach, ovvero Sebastiano, Francesca e Liam. Signore e signori, Super Mario, Luigi e Peach! Bravi, 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 lì ha anche ballato, oltre ad aver guidato. Facciamo ancora un applauso, ringraziamoli e andiamo avanti con il prossimo personaggio. Abbiamo una donna. Chi? La principessa, no, la prossima è un personaggio molto bello che tutti quanti noi abbiamo amato anche da bambini. Lei è Asia, ovvero Riccioli d'Oro dal Gatto con gli Stivali. Abbiamo una proposta per lui. Adesso è un giorno sanitario, non ci sono gatti qui. Guardalo. Zuppo, bellezza, se vai a cercare il leggendario gatto con gli stivali, non è che perché l'hai visto? Troppo morbido! Sfuggio loro, aspettare il trotto a cucire tutte le budella. Troppo dura, questo non era proprio perfetto. Ehi, baby, singolatore. Tu non la dici a me cosa fare. Senta tua sorella, favore. Riccioli è questo? Quella è Lucanota vestito da gatto. È questo? Questo è Roche? Che ti dico, sì. Sei quando adesso mucchietto da storie bambine sparacchiato sembra una leggenda. Questo non può essere. Un gatto con gli stivali. Morto stecchito e seppellito. Morto? No, no, non è vero. Finita la storia. Oh, andiamo in letargo, eh? Non! La mappa va trovata stasera! È l'unica occasione di trovarla! Senza non potevo trovare la stella d'un desiderio! Che la stella esaudisse un desiderio! Potevo chiedere quello che volevo! Sono capito che ci servivano quanto con gli stivali! Chi ci va da mappa? Nessuno riesce a derubare Pizza Corner! Io ho un piano! Facciamo un grandissimo applauso ad Asia, Riccioli d'Oro dal Gatto con gli Stivali, complimenti anche all'interpretazione. Bravissima, 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 però adesso, signore e signori, sono emozionato perché sul palco sta per salire il re del pop. Chi è il re del pop? The King of Pop. Non è Gigi D'Alessio. Ho sentito uno, Gigi D'Alessio, no, è Michael. Bambini seduti, amore, sit. Perché se dico siedito non si siede, lo devo dire, sit in dialetto barese. Signore e signori, the King of Pop is back. Vittoria Micheletti, ovvero Michael Jackson. You okay?
Bravissima, bravissima, però non posso influenzare la giuria. Batti pugno, Michael. Esci, Moonwalker. Fai il giro, però. L'uscita è di là. Fai il giro. Michael Jackson. Adesso abbiamo una coppia, signore e signori. Adesso mi devo anche impegnare per leggere correttamente i personaggi. Loro sono Mark e Noah, ovvero Wei Wuxian e Lan Zhan. Qui soltanto alla pronuncia ci voleva l'applauso, ragazzi, perché l'ho azzeccata questa. Arrivano, eh. Ora non lo ripeto più, però. Signore e signori, Wei Wuxian e Lan Zhan, ovvero Mark e Noah. Complimenti, complimenti, complimenti. Giuria. Giuria. Wei Wuxian. Mi sfugge. Mi sfuggiva. Era difficile. L'hai interpretata bene, vi è piaciuta? Io ho messo qui un paio di occhiali perché li abbiamo ritrovati. Se qualcuno ha perso un paio di occhiali, venga pure qui in console a prenderli, ok? Sono marroncini, ok. Andiamo avanti con il prossimo personaggio. Lei si chiama Giulia Gigli ed è qui con un personaggio di un videogioco, Sucrose. Che occhi! I'm Sucrose, a researcher of alchemy. You want to know more about me? I do have green hair. What an observant young man. Do you know what I do to get it green? That's right, bioalchemy. You think I look smart with my glasses? Thanks. I had to fail a test to get them. No, vieni, vieni. Bambini, guardate gli occhi. E non spaventatevi, perché se li guardate 5 secondi potreste svenire. Vai, 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 vai. Facciamo ancora un grande applauso a Giulia Gigli. Prossimo personaggio è un personaggio alternative, signore e signori. Maria Epai. Maria Goth. Musica. I met this bloke who looked like a goth, but I soon found out that he was not. He was a genuine count from Transylvania. He said, marry me, that's where I'll take you.
Signore e signori, a voi ancora, vieni qui, prenditi il tuo applauso, Goth. È così gotica che se ne va. Vieni qui, cara. Un applauso per Goth. Brava. Quanto sei emo. Quanto sei emo. Grazie. Ciao. Sì, non si dice emo? No, no, è un altro stile, scusami, ma je suis très terone. Prego, prego. Una cosa ho detto sbagliato. Allora, gentilmente, i bambini intorno alla telecamera, se si possono allontanare un attimino, allontanare, date un po' di spazio, per favore. Grazie mille. Allora, passiamo al prossimo personaggio, che era qui. Io lo chiamo perché era qui, adesso non lo vedo, ed è Alan Parrish. Può darsi che non ha fatto un otto ed è scomparso da Jumanji. Where is? Dov'era? È qua, era qua. Si è allontanato? Alan? È uscito di nuovo un altro otto? È scomparso di nuovo? E allora andiamo avanti con Massimo Medda. Massimo Medda, Massimo Medda, Massimo Medda. E qui, signore e signori, Sasuke! Pronto, Sasuke? È vera? Signore e signori, Sasuke! Massimo Medda! Cioè, è appena tornato da Istanbul. Ci siamo, Sasuke. Facciamo un grande applauso a Sasuke! Grazie, Sasuke! E andiamo, signori, con l'ultimo personaggio di oggi. Vi ricordo che al termine la giuria inizierà a fare i conteggi, noi bambini balleremo e subito dopo ci saranno le premiazioni. Vi ricordo ci sono tre premi, buoni Amazon, terzo premio da 100 euro, secondo premio, non voglio sbagliare, buono da 200 euro e il primo di ben 400 euro. Allora andiamo adesso a presentarvi quello che è l'ultimo personaggio di questa rassegna, signore e signori, Scaramouche Kabukimono Alessia Piccoli.
Ci siamo? Scaramouche, vieni qui, vieni, vieni, prenditi il tuo applauso! Ok, allora, giuria, i giochi sono fatti, adesso tocca a voi riunirvi